Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Texmot e oggi siamo qui per parlare del nuovo DLC che sta per arrivare in Destiny 2, ovvero la maledizione di Osiride. Questo DLC è programmato per arrivare sulle nostre console praticamente a termine di quest'anno e il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 34,99€, quindi 35€, come appunto i DLC di Destiny 1. Naturalmente l'argomento principale è a tema Osiride. Quindi cosa dovremmo fare noi principalmente in questo DLC? Beh, come storia avremo da salvare dalle grinfie dei Vex Osiride, quindi avremo anche finalmente la possibilità di conoscerlo. Riavremo le prove di Osiride che, per chi non lo sapesse, le prove di Osiride e le prove dei 9 sono due cose totalmente differenti, quindi non c'entrano niente l'un l'altro, perché ho sentito gente che all'inizio di Destiny 2 diceva vedi le nuove prove di Osiride, le prove dei 9 ora si chiamano, no, non c'entrano niente, sono due cose differenti, quindi avremo sia le prove dei 9 che le prove di Osiride. Con le prove di Osiride avremo anche naturalmente il faro e si parla anche di una nuova zona social che andrà ad affiancare il rifugio sulla zona morta europea. Oltre a tutte queste cose che vi ho appena detto aggiungeranno anche le solite nuove quest esotiche con nuove armature, insomma c'è un po' di roba da fare. Il punto è, conviene comprare questo DLC? Per chi ha preordinato Destiny ha già incluso il pass per l'espansione 1 e l'espansione 2 e quindi tranquilli, però magari ci sono delle persone che hanno comprato adesso Destiny e quindi devono, si vedono subito questo DLC, effettivamente vanno alla ricerca di qualche video che magari possa aiutarli ed effettivamente questo è proprio rivolto a loro. Beh, diciamo che questo DLC non mi sembra che abbia proprio un grande stravolgimento in confronto a tutti gli altri DLC, però il punto è che la Bungie è furba perché non ti dà il gioco completo appena tu compri il CD. Questa cosa può far incazzare effettivamente, però è così. Quindi per continuare la storia e anche le altre modalità che metteranno nel gioco, il DLC va comprato per forza, perché se no molte attività che poi vi troverete sulla mappa non le potrete fare e rimarrete bloccati a quel punto là. Insomma, in poche parole è obbligatorio, perché chi compra Destiny in automatico deve sapere che i DLC che usciranno poi dovranno essere comprati. La cosa è che sono 35€, 35€ fortunatamente non sono proprio pochissimi per un DLC, però dai, poteva esserci di peggio, quindi alla fine 35€ non sono tanti. Inoltre stiamo anche vicino a Natale, quindi bene o male, per chi può, soldi dai genitori, Babbo Natale, eh? Cosa mi aspetto? Io mi aspetto di conoscere questa Osiride, di vedere chi è, e spero solo che la storia sia emozionante. Confido nella storia perché sinceramente la storia principale di questo Destiny 2 mi è piaciuta particolarmente, me la sono goduta tutta, soprattutto facendo i video me la sono proprio goduta al massimo. Quindi confido, visto che la Bungie ha detto all'inizio che punta principalmente sulla storia e a intrattenere il giocatore, confido che questo DLC possa naturalmente tenermi attaccato allo schermo per capire insomma come andrà a finire. Detto questo signori, l'appuntamento conclude qui. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vedo che appunto vi interessa vi porterò anche le informazioni dettagliate per quanto riguarda l'espansione 2, che già si sa qualcosa in merito, però voglio aspettare un pochettino perché voglio vedere se si aggiungeranno informazioni o leak importanti insomma. Quindi se il video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un like, commentare ed iscrivervi al canale. Iscrivetevi anche alla pagina Facebook che trovate in descrizione, dove pubblico eventi, live e altre cose così. E da Texmot è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!